Parliamo con Stefano Lucchini di questo pareggio arrivato con un gran secondo tempo, il primo molto meno. Sì, sì, abbiamo regalato un tempo, abbiamo sbagliato atteggiamento, speravo di non avere scorie della partita di mercoledì, probabilmente invece i ragazzi erano ancora un po' intimoriti perché hai preso 5 gol, quindi la paura magari di sbagliare. E la prestazione non è stata positiva, anzi, proprio sembravamo non scesi in campo. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo secondo me meritato il pareggio perché sono stati fatti due tempi fotocopia, il primo tempo molto bene loro, male la Pergolettese, il secondo tempo meglio noi e meno bene loro, quindi penso che poi quando si arriva a due prestazioni così il pareggio potrebbe essere il risultato più giusto. L'ingresso in campo di Scardina pensi sia stato determinante o comunque la squadra avrebbe reagito? No, Scardina è sicuramente un giocatore importante, è un giocatore di riferimento per la squadra perché ha delle qualità che si sposano perfettamente col modo di giocare di questa Pergolettese. Non può un giocatore da solo cambiare tutta la partita e quindi vuol dire che quelli che sono scesi in campo il secondo tempo avevano una voglia, una determinazione diversa rispetto a quella del primo tempo. Hai anche cambiato insomma modo di giocare, un po' meno palleggio e un po' più palla diretta. Sì, sinceramente dovevamo farlo anche nel primo tempo perché sapevo che loro erano una squadra che ti aspettava e quindi dovevamo andare a giocare sulla seconda palla. Se fossimo andati alla ricerca della manovra, loro sono molto bravi a chiudersi e a ripartire. E invece abbiamo sbagliato tanto nell'impostazione, dovevamo andare in verticale e invece ogni tanto cercavamo il palleggio forzato avvantaggiando il Piacenza. E il secondo tempo abbiamo cambiato anche grazie alle qualità di Scardina che ci ha agevolato nella ricerca diretta della punta. Briti terzino è una scelta definitiva, vabbè che definitiva è una parola grossa, però insomma sta diventando una costante, diciamo. No, ho scelto Davide dietro perché Nava ha giocato un po' di più in queste partite, però è arrivato dopo una preparazione non fatta praticamente perché è arrivato l'ultimo giorno di mercato ed era fuori condizione perché si allenava ma non ha mai fatto allenamenti con la squadra, quindi diciamo che alla lunga non aver fatto la preparazione con una squadra per intero, avendo usato palla e corsa, può essere un problema e si può pagare a livello di condizione e Piccardo era appena rientrato da un infortunio. Era 10 giorni che si allenava con noi, 15 giorni, ha giocato una buona parte di partita a Seregno, non ha ripreso ancora la condizione come normale quando si rientra da un infortunio e oggi pensavo che la partita era giusto dare un'impronta alla squadra dove la volontà di andare a prendersi un risultato partendo anche da un giocatore molto offensivo che è Davide schierato come terzino. Questo punto tenuto alla fine insomma deve essere il trampolino di lancio verso altri punti e risalire la classifica. Insomma. Sì, sì, deve essere un punto di partenza, ma come lo doveva essere la rimonta con la Virtus la domenica scorsa. Purtroppo abbiamo avuto due partite un impatto quasi timido e noi non possiamo esserlo perché siamo una squadra che si deve salvare, che ha degli obiettivi, quindi la tenacia, la cattiveria calcistica e la voglia di ottenere il risultato non deve mai mancare e non possiamo regalare il tempo perché un tempo perché non sempre può succedere di recuperare come abbiamo fatto domenica scorsa e questa domenica perché siamo andati sotto 2-0 a Seregno e poi la partita è andata come è andata.